sin dall'alba dei tempi, gli eserciti d'inferno e paradiso combatterono una guerra senza fine. Nel conflitto intervenne l'Arso Consiglio, un'entità preposta dalle antiche leggi per preservare l'ordine e l'equilibrio. Si riteneva che qualsiasi potere, se incontrollato, minacciasse il tessuto stesso dell'universo. Col tempo il paradiso e l'inferno impararono a onorare il Consiglio e le sue leggi, poiché nessuno era al di sopra dell'implacabile giustizia degli emissari del Consiglio, la spietata confraternita detta dei quattro cavalieri. Da questo caos emersero i primi esseri umani. Il Consiglio predisse che queste fragili ma astute creature avrebbero fatto parte un giorno dell'equilibrio. E così fu nominato un terzo regno, il Regno degli Uomini. Per ordine del Consiglio fu stipulata una tregua tra inferno e paradiso. Il patto fu vincolato da 7 sigilli, da infrangere a tempo debito, quando il Regno degli Uomini fosse stato pronto per l'ultima guerra, battaglia che avrebbe portato a un nuovo equilibrio e determinato il destino finale dei tre regni. Si avvicina!
sta succedendo? Sono stati evocati anche loro. I sette sigilli sono nascosti e lo sono da quando il patto fu stipulato. Eoni addietro. Sono tutti
sacro accordo che ha condannato il genere umano e hai messo in pericolo l'equilibrio. Vuoi forse negarlo? Quando sono partito, Inferno e Paradiso erano già in guerra. Abaddon era là. Lui sapeva qualcosa. Abaddon è caduto, combattendo il caos che tu hai scatenato. Ho combattuto privo di forze contro i demoni. E voi ancora mi accusate? La tua sconfitta non prova nulla. Il distruttore deve averti messo da parte quando tu non gli servivi più. Tu hai infranto la legge, cavaliere. Tu sarai punito. Io obbedisco soltanto al consiglio, soltanto all'equilibrio, come i cavalieri hanno sempre fatto. Rimandatemi indietro e punirò coloro che sono responsabili. Come? Quali speranze hai contro le armate del distruttore? Tu sei senza forze. E allora fallirò e i demoni metteranno in atto la vostra sentenza. D'accordo, tu tornerai sulla Terra. Tuttavia sarai sorvegliato. Vieni avanti. Ricordatelo, oppure sarò io a ricordartelo. Silenzio. Alzati, guerra, e armati. Saranno la tua moneta. Certi nemici è più facile comprarli che ucciderli. Consiglio tratta con i demoni adesso, vero? Dopo che la tregua è stata infranta, alcuni demoni sono usciti dalle grazie del distruttore. Volgrim è uno di quei reietti ed è da tempo che cerca un dialogo con noi. Da quanto mi trovo qui? Che la tua traiettoria fosse un po' sballata. Non avere fretta, cavaliere. Finché non sarà finita, considerati un cane al guinzaglio. Io ti dico di abbaiare, tu abbai. Se ti dico di sedere, ti conviene stare a coccia. E se devo prenderti a calci, non osare mostrare i denti. È chiaro? O devo insegnarti a fare il morto?
Bravo, cucciolo. Consiglio ti ha incaricato di trovare Fulcrum, quindi inizia a cercare. Secolo, abbastanza da far morire anche l'ultimo di quegli esseri uncoli. Allora, il terzo regno è perduto. Sentito arrivare. Fulcrum. Il consiglio alla fine mi ha preso sul serio. Pertanto immagino che tu non venga a mani vuote. O questo sarà il più breve degli incontri. Alcuni giovani. Straordinario. Tu cerchi il potere di colui che è chiamato il distruttore. Troverai le risposte e la fonte del suo potere là. Hai fretta di morire. Non sai che l'immagine sbiadita di ciò che eri. Non dureresti un solo istante. Inoltre, la via per la torre è celata dalla magia demoniaca. Nemmeno io conosco la strada. Chi la conosce? Soddisfa la mia fame. E io soddisferò la tua curiosità. Questi cancelli antichi sono dotati di intelletto, ma con questo puoi raggiungere un compromesso. Oltre il cancello cerca la prigione di Samael. Samael un tempo aveva un potere pari a quello del principe delle tenebre. Come direbbe qualcuno, una minaccia. Scoprirai che non prova simpatia per il distruttore. Potrai cercarmi quando avrai raccolto più anime.
ripagherò dei tuoi sforzi. Il richiamo del corno dei miei antenati. Risvegliati finalmente dal riposo senza sogni. Dunque, ora siamo liberi. Nessuno è libero finché il distruttore è ancora in vita. Il distruttore, sì. Siamo vincolati al suo servizio. Ma rimaniamo amici. Così i suoi nemici sono nostri amici. Passa pure, amico. Devi portare la vittoria. Devi portare la libertà. Se quello era il cancello, non vedo l'ora di scoprire cosa c'è dietro. Ingule Stragadur. Nom Straga Sindura. Sai cosa c'è chiuso qui dentro? Ci sono cose che pure tu dovresti temere, cavaliere. Un tempo eri forte, ma ora tu sei debole e sei da solo. Il distruttore sa della tua venuta. Proprio adesso sta guidando le sue legioni contro di te. E allora farò in fretta. Distruggetelo! Samael. Ah, il distruttore è fuori dalla tua portata e anche dalla mia. La prigione ti ha reso codardo. Ah, può essere che ci sia un modo, ma sarà necessario penetrare nella guglia del distruttore. La torre è sorvegliata da quattro dei suoi eletti. Portami i loro cuori e non farmi domande. Le ragioni per cui ti aiuto non ti riguardano. Dove posso trovare questi guardiani? Cerca la cattedrale del crepuscolo, dove la regina pipistrello Tiamat è andata a riposare. L'intero suo regno è un inferno ardente. Via terra, non potrai mai raggiungerlo. Vai alla zona superiore. Con questo. E portami il suo cuore ancora caldo. Do
tuo viaggio potresti entrare in possesso di certi oggetti che sono di particolare interesse per me. Manufatti della Legione Perduta. Se scopri dei manufatti della Legione, portali da me. Saprò ripagare i tuoi sforzi. Samael! Distruttore. Mio fratello mi ha detto del tuo arrivo, ma ora un potente maleficio mi trattiene. Io non posso aiutarti. Qualsiasi maleficio può essere rotto. Sì, può darsi. Questi servi del distruttore camminano non visti dentro il regno d'ombra. Al loro sangue siamo incatenati. Il loro sangue ci libererà. Non posso più vagare per il regno d'ombra. Molto del mio potere mi ha lasciato. Non c'è bisogno che ci entri. Ti garantirò il potere di scrutare nel regno maledetto per un po'. Ma che scopo? Che speranze abbiamo contro la atroce stregoneria del distruttore? La speranza non vi darà la libertà. Già. Prova il nascondiglio di questi parassiti dell'ombra e uccidili tutti. Non sarà difficile scovarli. Essere l'ultimo di loro. Andiamocene da qui! Scherzo da demoni. Io so cosa ho visto. Ha ragione. Uriel. È là, dietro al fetore di questo luogo. Lo si avverte. È antico. Non è della città bianca né delle profondità oscure. È perso nel mezzo. Uccidetelo!
Tiamat, presumo. Immagino che non aspettasse visite. Questo è questo. Devo ammetterlo, pur essendo un branco di ramolliti, gli umani nascondevano un sacco di sorprese. Chissà quali segreti hanno sepolto qua giù. Thank you.
consiglio. Ha ridotto i cavalieri a miseri assassini. O forse Samael ha comprato la tua fedeltà. Perché se sei in vendita, cavaliere, forse ci possiamo accordare. Non ti piaceranno le mie condizioni. Finché è ancora in vita, voglio sentirla gridare. Sono uno degli eletti. Posso esaudire ogni tuo desiderio. Puoi ripristinare l'equilibrio. Non mi stupisce che Samael voglia questo oggetto. È pervaso dal potere. Pensi davvero che ti lascerà vivere abbastanza a lungo da ricevere quanto ti spetta? Qua giù! Come farai a fuggire da questa prigione di pietre senza il tuo amico Piumato? Troverò un modo. Di certo ti sei dimostrato intraprendente. Forse posso escogitare un modo più rapido. Parla chiaro, demone. Varchi serpentini, antichi sentieri che si snodano nel guscio di questo mondo morto. E oltre, io li uso per spostarmi. Pagando un prezzo potrai farlo anche tu. Cosa vuoi, Ulgrim? Non molto, in realtà. Il cuore dell'eletta. Ho sentito il suo potere non appena sei uscito da quella torre. Mi ferisci, cavaliere. Non mi metterei mai tra te e il tuo amico Samael. No, io desidero solo posare gli occhi sul cuore. Un solo sguardo e il nostro patto sarà sigillato. Samael ne sarà lieto. I varchi serpentini sono tuoi, cavaliere. Vieni a cercarmi quando desideri usarli. Hai abbattuto Tiamat, non è così? Il distruttore... Assicurate che ha sofferto? Mai abbastanza. Eccellente. Il secondo guardiano, l'affranta,
si muove in gallerie al di sotto di questo luogo, ma prima abbiamo un ostacolo che deve essere rimosso. È Ulthein, uno degli antichi. Non ne avevi mai parlato prima? Stai già cambiando gli accordi, Samael? Stai zitto, nullità! Sto trattando con il cavaliere. Ulthein non è un alleato del distruttore. Non troverai l'affronta se prima non avrai affrontato il martello nero. E questo presuppone una forza di cui tu non disponi. Per ora. Che diavolo credi di fare, Samael? Diglielo, sentinella. Come stai soffocando la sua vera forza per tenerlo al guinzaglio del consiglio? Guerra! Distruggi questo parassita! Azzardatevi a fare anche solo una mossa. Il consiglio vi annienterà. Tutti e due mi proteggono. Non qui dentro. Tu sei Guerra! Cavaliere del Destriero Rosso! Non un fantoccio nelle mani di questa patetica creatura! Guerra, ti farò male! Concentra la tua rabbia! Una violenta collera si agita dentro di te, impaziente di venire fuori! Tu devi liberarla! Altrimenti resterai un fantoccio! Sei rinato! Che cosa è stato? Il cavaliere è ridotto male, ma c'è ancora molta forza dentro di lui. Per un attimo ho visto qualcuno capace di affrontare da solo l'esercito del distruttore. Siti dell'ombra e uccidili tutti! Non sarà difficile scovarli. Se non vuoi vivere senza mani,
faresti meglio non toccare le cose degli altri. Ultain, tu conosci me, ma io non conosco te. E non mi piacciono gli sconosciuti. Soprattutto quelli non invitati. E forse conta più cosa tu stia cercando che non chi tu sia. Sono qui per il martello nero. Oh, davvero? Beh, sei libero di fare un altro tentativo. Dopodiché è meglio che non ti faccia più vedere qui intorno. Sei tu. Che c'è ora? Il martello nero. Sei tu. Fa come vuoi, ma lascia che io ti sveli un segreto, ragazzo. Vedi, quello a terra è di gran lunga il più abbordabile dei due. Notevole! Oh, sbaglio o mi stai tirando dei pugni? Mai stato sfiorato per millenni? Cento anni. Sin da quando Abaddon ci fu portato via, ho pregato per questo momento. Vorrei vederti processato nella città bianca per i tuoi crimini. Ma finché questo mondo non sarà libero dal distruttore, non vi potremo entrare. E la giustizia non aspetterà. Ti giudicherò io, qui e ora! Giustizia può attendere la fine del nostro litigio, tesoro. Non è bello mettersi in mezzo a una baruffa che non ti riguarda. Andiamo, volate via, piccioni, prima che vi spegna. Blasfemo, sei tu che ti schieri in una battaglia che non ti riguarda. Per favore, permettimi. Che ti succede se tocchi le cose degli altri? Mi chinerei se fossi te. Perdi qua, straniero! Hai vinto! Unto e basta! Ciao, vieni qui, dannazione! Vai da nessuna parte, cavaliere. Non puoi sfuggire al tuo destino. Abaddon sarà vendicato. Difenditi, traditore. Solo l'idea di ucciderla mi rende tutto un fremito. Mi accontenterò di guardarti mentre lo fai. Difenditi, traditore. Davvero chi dici di essere? Quei piccioni sembravano proprio convinti, ma io no. Quindi, ancora una volta, tu conosci me, ma io continuo a non conoscere te. La tana dell'affranta. L'affranta si trova al di là. Ho sigillato bene i passaggi per tenere i suoi cuccioli fuori dal mio cortile. Quei piccoli bastardi venivano qui non invitati, portandosi via cose non loro. Io sono chi affermo di essere. Devi uccidere l'affranta. E se riesci anche a uscire vivo da quel buco, sarà una bella prova. Poi, te lo prometto, potremo parlare. Ora vattene dalla mia proprietà, prima che altri piccioni vengano a cagarti nel giardino.
sa che l'hai fatta soltanto incavolare. Troviamola e finiamo il lavoro. Questa volta non giocherellare con lei. Sembra che ti abbia fregato di nuovo. Ritenta, sarai più fortunato, direi. Sistemati, due rimasti. Alla fine potresti davvero arrivare alla torre. Lì ci sarà da divertirsi. Portiamo questa cosa da Samael. Ah, bentornato, cavaliere. Potevi almeno bussare, ma forse questo non è nel tuo stile. Perché sei qui? Strana domanda, visto che sei tu quello che è piombato nella mia dimora. Non sei sempre stato il Martello Nero. Ti nascondi in esilio come un eremita tra le lapidi. Perché? Che ruolo avevi in tutto ciò, Ultain? Cavaliere, ho qualcosa per te. Ci ho lavorato parecchio, ma è un po' troppo raffinato per me. Va molto meglio per te. Non hai risposto alla mia domanda, antico. È che mi piace il panorama, qualche problema? Hai chiesto il mio aiuto e io te l'ho dato. Se continui a dimostrarti ingrato, finirò davvero per infastidirmi. Ti sembro uno che ha paura della morte, ragazzo. Non è la morte che dovresti temere. Così ti sei divertito. Guerra e il Martello Nero che fanno il tiro al piccione. Si vedono parecchie cose da dentro a una prigione, Samael. È difficile tenermi nascosto qualcosa, cavaliere. Una volta che ho deciso di scoprirlo. E che cosa sai dell'Auriel? Pensavo che i cavalieri fossero al di sopra di interessi mondani. Lei crede che io abbia ucciso Abaddon? La Guardia degli Inferi adorava il suo defunto signore e condottiero. Quanto a Auriel,
Si potrebbe dire che la sua ammirazione non era proprio solo professionale. Lei farà di tutto per punire chi è il responsabile. Ho combattuto il demone che ha ucciso Abaddon. E lui sarà punito. Straga è il più forte degli eletti. Senza dubbio lo affronterai di nuovo. Egli trae forza dalla buia e non resisterà a lungo lontano da essa. Con tutto quello che ti ho insegnato, potresti anche sopravvivere alla riunione. Che cuore desideri, demone? Lo Stygian è il re degli antichi vermi, e ora infestano le lande cineree. Non sarà facile. I vermi si riproducono bene in un terreno così fertile. Fertile? Fertile grazie alla morte. Decadimento. Tutte le sue terre ne sono coperte. Potresti avere fortuna. Sembra che certi stupidi demoni diano la caccia ai vermi per divertirsi. E cacciano anche altre creature. Le più forti sono messe a combattere in arene che grondano sangue. I demoni vorrebbero domare lo Stygian. Ma non sanno che all'interno del mostro là batte il cuore nero dell'eletto. Come evitano i demoni i vermi della cenere? Tu conosci le cronosfere? Un dono degli antichi. Si dice che padroneggiare le cronosfere significhi padroneggiare il tempo. Lo si può anche fermare o persino spostarlo avanti e indietro. Esatto. Gli antichi maestri sono scomparsi, ma i demoni hanno imparato ad usarle, anche se non così bene. Posso darti qualche insegnamento di base sulle cronosfere? Non sarà molto, ma forse mi basterà per evitare i vermi. Forse? O forse no. Ma cosa c'è di certo in questo mondo? Oltre alla nostra parola, naturalmente. Scherzava a proposito di quei vermi. E poi lo Stygian sarebbe quello cattivo.
cosa credi di fare? Quella cosa è impazzita! Uccidila! Ho detto basta! Smettila! Rovina. Non ti combatterò. Idiota! Ti ordino di annientare quel bracco. E se mi rifiuto, mi ucciderai. Correrò il rischio. Stai divertendo? Uccidetelo! Uccidetelo! Era solo un allenamento in vista dello Stygian, il più grosso e cattivo di tutti. Sella, cavaliere, a quello per cui sei nato.
altro da fare se non riportare a Samael il cuore dello Stygian. Eppure, tutti questi cuori, il potere che ne ricaverà. Spero tu sappia cosa stai facendo. Nelle lande cineree. Rovina deve ancora recuperare molta della sua forza, ma dovrebbe superarlo. Quanto a Silita, tu pensa ad arrivare là e sarà lei a trovarti. La madre è una specie di collezionista. In genere, chi entra nel suo regno lei lo dà in pasto ai cuccioli, ma sono quelli che le interessano di più. Ad essere davvero sfortunati, loro vengono tenuti in vita e possono vivere molto a lungo, abbastanza a lungo per dirle certe cose. In un certo senso, colleziona storie, informazioni. Che storie mi racconterà su di te, Samael? Attento, o la tua fine potrebbe essere drammatica. Qualche volta è l'eroe che muore alla fine. Ma cavaliere, a me piacciono le storie che hanno un lieto fine. Ora portami l'ultimo cuore. Silita deve trovarsi al di là di quella barriera appiccicosa. Facciamola finita. La tua presenza mi onora, cavaliere. Si sentono così tante storie sul tuo conto. Tu hai ucciso 3 degli eletti. Hai preso il loro cuore, macabro. È per questo che sei qui? Per uccidere l'ultimo guardiano della torre?
per strapparmi il cuore? Samael ti ha spiegato perché abbiamo versato il suo sangue corroto? Perché il suo potere malefico pulsa nei nostri petti? Non è la torre ciò che gli eletti stanno proteggendo, cavaliere. Il nostro compito è impedire il ritorno di Samael ad ogni costo. Puoi uccidermi e tornare da Samael con il mio cuore, ma egli rappresenterebbe una minaccia di gran lunga più pericolosa di tutti gli eletti messi insieme. Non sono venuto a chiederti consiglio, Arachnide, o a sentire le tue storie. I miei piccoli danzeranno al ritmo delle tue grida! Aspettando l'ultimo cuore, pensi che ti lascerà vivere abbastanza a lungo da ricevere il tuo compenso? Stavo cominciando a temere che non saresti riuscito a mantenere i patti. Ora dammelo. Mi hai mentito riguardo agli eletti. Non hanno mai sorvegliato la torre. Che importanza! Il nostro patto non riguardava la storia antica. Io ti ho promesso la torre, e la torre avrai. Sei divertito a negarmi ciò che mi spetta di diritto. Con il mio potere ristabilito, ora sono proprio come un dio. Potrei succhiarti il midollo dalle ossa prima che tu attacchi. Potrei. Ma anch'io ho la mia etica quando tratto i miei affari. E questo, anche se non mi importa niente dell'equilibrio e della tua ridicola legge. Riconosco chi è in cerca di vendetta appena lo vedo. E la vendetta io la rispetto. E riguardo i dettagli delle mie dimissioni... ecco... Io non approvo la compagnia che il mio signore frequenta. Perché vuoi sfidare il distruttore, Samael? Vai fino in fondo al tuo viaggio, cavaliere. Potrai capire tutto molto presto. Ti fidi di lui? In quale girone dell'inferno ci condurrà questo portale? E certo, ci rivedremo.
rifiuti. Il settimo sigillo non era spezzato. Che cos'hai da temere da me, angelo della morte? Se non hai intenzione di uccidermi, allora forse mi puoi aiutare. Non mi hai dato ragioni né per una cosa né per l'altra. Ascoltami bene. Il cancello deve essere chiuso, la torre deve essere isolata dal pozzo. È dal pozzo che il distruttore trae il suo potere. Il pozzo delle anime. Milioni di anime, sì, incatenate, perverse. Potere corrotto che alimenta le armate del distruttore. Tu sei il sovrintendente degli inferi, il guardiano del pozzo. Non vi è un'anima che possa rifluire in questo mondo senza che tu lo sappia. O forse, guardiano del cancello, hai aperto la strada. Il distruttore ha inviato il più forte degli eletti contro di me. Non ho potuto fare meglio di te, cavaliere. Contro Straga. Straga, mi condurrai da lui. Hai la mia parola. Allora dimmi cosa devo fare, angelo della morte. Ti prego, devi trovare un modo per portare energia a questa sala. Quando ti ho trovato hai detto, il settimo sigillo non era spezzato. Ho già sentito queste parole. Abaddon le pronunciò subito prima di morire. Il regno oscuro violerebbe l'accordo. Ciò che proponi è una follia. Azrael, il male offusca ogni angolo del creato. E il paradiso aspetta. Il consiglio ci impedisce di agire. Mettere in dubbio loro e mettere in dubbio il creatore. Pensi di saperne più di lui? Sì, vecchio mio. Lo penso. Spezzati i sigilli, l'inferno invierà i suoi eletti a dichiarare i termini della battaglia. I loro comandanti saranno riuniti in un unico luogo e lì noi mozzeremo la testa della bestia. La guardia degli inferi è pronta. Rompere i sigilli scatenerà l'ultima guerra. Il regno degli uomini non è ancora pronto. La terra sarà distrutta. Non ci sarà alcuna guerra, Azrael. Schiacceremo gli oscuri prima ancora che possa iniziare. Il patto è un accordo sacro. Anche se vincessimo, affronteremmo l'ira del Consiglio. Quando arriveranno, troveranno i sigilli intatti. E sarà la nostra parola, la parola del Paradiso, contro quella del Principe della Menzogna. Adesso ti è chiaro? I sigilli saranno riforgiati. Crederanno che le legioni dell'inferno ci abbiano invaso e che li abbiamo giustiziati. Per la gloriosa luce, farai tutto ciò.
Oh, Azrael, vecchio stolto. Li abbiamo rotti tutti tranne uno. Abaddon ha ordinato che l'ultimo sigillo non venga infranto. L'ha protetto egli stesso. Ne sei sicuro? Assolutamente. Non osavamo coinvolgere i cavalieri. Mai abbiamo pensato di farlo finché non è stato troppo tardi. Eppure sono io a pagare il prezzo del tuo tradimento. Tradimento! Guerra, scoverai chiunque fosse coinvolto e gliela farai pagare. A partire da questo. No. Stolto! Neghi il volere del consiglio? Hai sentito la confessione dell'angelo. Il mio compito al consiglio è terminato. L'abbiamo creato, ci appartiene. Non puoi tirarti indietro finché non trovi e fermi il distruttore. Equilibrio, ricordi? Alzati. Azrael vivrà finché non smette di essere utile, dopodiché compirai il tuo dovere. Della tua utilità, Azrael. E come proponi di lasciare la torre una volta che Straga sia stato sistemato? Straga e la torre sono tutt'uno. Se anche riuscissi a sconfiggerlo, saresti in trappola senza di me. Ci serve. Prega che il cavaliere non torni vivo.
Come ho detto, Straga e la torre sono tutt'uno. Ora vediamo se posso essere utile. Venne da me dopo la sua morte. Abaddon, vivo, e desideravo così tanto poter credere. Che stupido sono stato. Azrael, hai visto Abaddon dopo la sua caduta? Vederlo? L'ho portato qui, nell'Eden. Che stregoneria è questa, Azrael? L'Eden non esiste. Non più. Spirito ignorante. Ho assistito alla cacciata dei primi uomini e al disfacimento del giardino. Non potevo lasciare che il primo dono del paradiso, l'arma più potente, marcisse così o che cadesse in mano all'oscurità. Io l'ho nascosta. L'albero della conoscenza. Ma allora, Abaddon è stato dall'albero. Devi pescare tra i suoi doni ora. Se esiste un modo per fermare il distruttore, l'albero te lo rivelerà. Io non ho mai osato ricorrervi. Forse se l'avessi fatto, le cose sarebbero state diverse. E Abaddon, qual è stato il suo dono? Questo non posso saperlo. Chiunque si presenti al cospetto dell'albero riceve un dono. Alcuni non ricevono nulla, altri impazziscono in seguito a visioni o vengono annientati. No, non posso dirlo con certezza. Vieni. Sei peggio di un demone. Domina l'ombra. Poi potrai passare. Sei pronto ad affrontare te stesso nella luce? Non tutti sono pronti a ciò che vedono. La maschera d'ombra. Sì. Potrai scrutare nel regno d'ombra finché indosserai la maschera. Combatti. Ti attende. Io rimarrò qui con la sentinella. Non perderò di vista il cavaliere. Dove va lui, vado anch'io. Davvero? Va dunque, spirito, raggiungi l'albero. Non arriverai mai dall'altra parte. Fa presto. E non dimenticare chi tiene il guinzaglio.
Vuoi servire in paradiso o regnare all'inferno? La tempesta si avvicina, Uriel. A breve mi servirei al mio fianco. Ti seguirei fino all'inferno, signore. Loro sapevano. Come hanno? Non tutte le ciambelle riescono. Gli umani una volta dicevano una cosa simile. Sei stata tu? Tu hai tessuto intrighi per riportarci su questo mondo. Io ho solo approfittato della tua iniziativa. No. Io considererò questa un'offerta, Abaddon. E tu, mio servo fedele, unisciti a me e raccogli il mantello del distruttore. No. Quando il trono saprà ciò che hai fatto, sarai deposto, trascinato in catene al cospetto del consiglio. Sei già condannato. Pertanto ti offro questa scelta. Vuoi servire in paradiso o regnare all'inferno? Torna ad Azrael. Convincilo ad aiutarci. Quindi, insieme, cambieremo il volto dell'universo. Abaddon deve essere punito. Sta piegando la legge al suo volere, facendosi beffe del consiglio. Le prove abbiamo. I sigilli sono intatti. Senza dubbio l'angelo fu aiutato, ma da chi? Finché non lo sapremo, è necessario attendere. Il suo gesto induce alla ribellione. Il consiglio si indebolisce. Quanto manca prima che ci destituiscano? Noi non possiamo fermare Abaddon, ma c'è chi potrebbe farlo se ne avesse motivo. Non possiamo inviare i quattro. Senza prove non c'è giustizia, soltanto omicidio. Non vedrebbero la ragione di questo assassinio. Ne manderemo uno per il quale la vendetta sia una ragione sufficiente. La lama è dispersa. Sorvegno il settimo sigillo. Il mondo è nostro. Il paradiso è nostro. Dovevi saperlo che era un biglietto di sola andata. Distruttore. L'arcangelo? È stato tradito. Era solo una pedina in un gioco più grande di lui. Tu devi dargli pace. Pace? Abaddon è il distruttore. Penso proprio che la pace sia fuori discussione. Nessun indizio tra le visioni, un modo per fermarlo. C'è una spada. Quella che ha infranto i sigilli. La lama dell'Armageddon. Ma dopo che i sigilli furono spezzati, Abaddon ordinò di distruggere la spada sull'incudine dove la forgiarono. Cavaliere, ho paura che la lama sia ormai perduta. Sarà nuovamente forgiata. Che altro hai visto? Abaddon sorveglia il settimo sigillo. Trama con altri di assaltare i bianchi cancelli. Uriel guiderà la guardia degli inferi contro di lui e fallirà. Che altro hai visto? Non ho visto altro. Aprirò un portale per tornare indietro.
Una volta chiuso, il giardino e i suoi segreti saranno persi per sempre. Appena sei pronto, io comincio. Nessuna creatura della luce possa trovarli. Il regno d'ombra. Esatto. Usa la maschera d'ombra. Ricomponi la lama distrutta. Quindi ritorna alla fucina del martello nero. Una volta fatto, torna da me. Forse potrò esserti utile un'ultima volta prima della fine. Azrael, potevi lasciarmi al mio destino in qualsiasi momento. Morto dentro la torre, perso tra le ceneri dell'Eden. E perché ora mi aiuti? Quando tutto finirà, il consiglio vorrà che venga fatta giustizia. Io ucciderò Abaddon e chiunque abbia tramato con lui. Tutti dovremo rispondere dei nostri peccati, cavaliere. Quando per me arriverà l'ora del giudizio, io lo accetterò. Comunque decida la luce. Va! Non perdere più tempo con me. E dia Ultain, che è l'ultima speranza di un vecchio stolto. La lama è stata dispersa in questo mondo in rovina. Trova i frammenti, forgiali dal martello nero e poi torna da me. Non è un agguato, cavaliere. Sono qui. Io, Uriel della Guardia degli Inferi, campione della Città Bianca, ti convoco, cavaliere, a Nex Sacramentum. Folle. Ho diritto sulla tua vita di fronte al creatore. Infrangerai anche questa legge. Perché? Perché Abaddon ha detto che tu comprendi l'onore. E perché egli era il migliore tra noi. Il giuramento di morte non si può violare finché uno non cadrà per mano dell'altro. Io accetto. Non vai da nessuna parte, cavaliere. Prestato giuramento. Abaddon è il distruttore. Bugiardo! Per proteggerti ti ha nascosto la verità. Hai giurato di seguire il tuo signore all'inferno, ignorando cosa ti aspettasse o cosa sarebbe diventato. Abaddon fu tradito e divenne il nemico di tutto il creato. Sono stato all'albero. Il suo dono è stata la verità. E ora la sto condividendo con te. Ricorda il giuramento di morte. Presto dovrà essere compiuto. È bello rivederti, cavaliere. Il mio miglior lavoro. Fino ad ora. Mm.
Abaddon. Uriel ha guidato la guardia degli inferi contro di lui. E come avevi predetto, la guardia soccomberà. Angelo della morte, aiutami un'ultima volta. Scelgo ciò che un tempo un codardo rifiutò. Il dovere deve essere messo da parte per fare ciò che deve essere fatto. Non è per dovere che mi accingo a ucciderti. Uriel. Uriel. Raccogli ciò che hai seminato, traditore. Dovevi saperlo che era un biglietto di sola andata. Il consiglio. Sapevano che non avresti mai macchiato il tuo onore accettando di fare la parte del boia. Per cui ti hanno lasciato cadere. Sapevano che avresti massacrato tutti i colpevoli per ripulire il tuo nome. E così è stato. No! Pazienza, Baldracca.
Ho qualcosa anche per te. Lo prendo io. Dovesse rompersi, ti potrebbero venire strane idee. Come non tornare nella tua gabbietta. È davvero tragico. Avevi in mano la libertà e poi l'hai persa. Che c'è di divertente? Nemmeno tu rideresti al tuo funerale. Io sto ridendo al tuo. Nex Sacramentum. Il giuramento di morte è completo. Cagna della Guardia degli Inferi, cosa hai fatto? No! Ti attorciglierò le budella attorno all'aureola. Rialzati ancora e io ti ucciderò di nuovo. Stavo solo eseguendo gli ordini come te. Che cosa intendi fare? Combattere il consiglio? Combattere contro tutti? Non mi sfuggirai mai. Hai capito? Mai! Non dimenticare chi tiene il guinzaglio. Non l'ho dimenticato. Tu sapevi. Sapevi cosa sarebbe successo. Cosa avrei fatto. Per questo mi hai risparmiata. No. Allora perché? Perché non volevo che l'ultimo onore del paradiso morisse con il suo campione. Ogni debito è pagato. Il ruolo che rivesto potrebbe portarmi a levare la spada contro di te. Se quel giorno arriverà, non esiterò. Sarai braccato. Dalla Città Bianca, senza dubbio. Dal Consiglio e ce ne saranno altri. Affronteresti questa guerra da solo? No. Non da solo.